La regione dà soldi alla cultura quando è giusto dare soldi a manifestazioni importanti, come ad esempio il bimillenario ovidiano. Che ricorre qui nella città di Sulmona, lì è giusto che la Regione metta risorse. E quanto afferma Onda TG il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, intervenuto nei giorni scorsi a Sulmona nella sala della comunità montana Peligna in un incontro sul referendum del 4 dicembre, sicuramente c'è l'impegno della Regione per le celebrazioni del 2017, assicura Di Pangrazio, dal momento che questo territorio ha un assessore che è impegnato in prima linea insieme ai consiglieri regionali che conoscono questo personaggio. Festeggiare, celebrare manifestazioni nel bimillenario ovidiano vuol dire portare la regione a Bruxelles e rimettere un po' di cultura importante in questi nostri territori. A proposito di finanziamenti a pioggia, problema sollevato dal Presidente della provincia dell'Aquila Antonio De Crescentis che ha chiesto di assicurare ai comuni i fondi per la prevenzione sismica, Di Pangrazio ha specificato che la regione dà i soldi alla cultura quando è giusto dare soldi a manifestazioni importanti come il bimillenario. Ovidiano. Sull'entità dei fondi il presidente del consiglio regionale al momento non si sbilancia. Il 2017 è alle porte e per fine anno è stato annunciato dal sindaco di Sulmona Anna Maria Casini la presentazione del programma delle celebrazioni. La domanda che in queste ore in tanti si pongono fa riferimento proprio alla copertura economica dell'evento: quanti soldi ci sono?